Padova Monza, da quelle due punizioni, una che ha scaturito un gol, poi 5 minuti dopo ha impegnato il portiere del Monza Liverani. Ecco, questo cosa significa per il nuovo campionato? Vedremo con te sul punto di battuta a calciare più punizioni possibili. Beh, in realtà siamo in tanti a poterlo fare, c'è Vincenzo, siamo diversi, quindi nel momento in cui verrò chiamato in causa, insomma, mi farò trovare pronto anche in questo. C'è un calciatore che ti ispira magari per le punizioni? Sono tanti, avere il piede di Pirlo non sarebbe male, anche se è destro, però insomma ce ne sono tanti che guardo in particolare. Il ruolo però, insomma, oltre che Pirlo aveva anche un altro ruolo rispetto a te, quest'anno oltretutto tu avrai delle mansioni diverse, perché insomma se il 3-5-2 sarà il modulo con cui sarà vestito il Padova, ti sarà chiesto un sacrificio ulteriore, un impegno ulteriore. Come stai vivendo innanzitutto questo cambio di modulo, questo cambio di atteggiamento insomma in campo, e che prospettiva può dare anche alla tua prestazione in campo? Beh, per caratteristiche diciamo che non cambia tanto, perché comunque devi essere presente in difesa quanto in avanti. Forse il fatto di essere l'unico giocatore in fascia ti dà la possibilità di avere più spazio anche avanti, mentre col 4-3-1-2 arrivi magari in un momento successivo con una sovrapposizione. Quindi per quanto mi riguarda il cambio di modulo non è assolutamente un problema, anzi, forse dandomi più possibilità di attaccare posso sfogarmi in maniera diversa. Ecco, abbiamo già visto, insomma, così come nelle partite amichevoli, così come nella prima di Coppa, è cambiato anche un po' l'atteggiamento della squadra, perché c'è un gruppo storico, 8 su 11 l'altra sera erano quelli della passata stagione. Più l'inserimento di nuovi, è cambiato qualcosa? C'è una consapevolezza diversa approcciando la nuova categoria? Beh, la consapevolezza c'è sempre stata, sinceramente, perché sapevamo di essere una squadra forte lo scorso anno, sappiamo di affrontare avversari sicuramente di livello superiore quest'anno, quindi l'impegno sarà sicuramente maggiore, ma questo non va, insomma, a minare le nostre certezze. Cercheremo, insomma, di fare del nostro meglio. Come stai vivendo anche te questa situazione che c'è in Serie B, tra calendari che sono rimandati, tra escluse, ripescate, ricorsi? Beh, diciamo che preparare una stagione e non sapere in realtà quando parte effettivamente non è una gran cosa, perché siamo, insomma, in preparazione dal 9 luglio. Avevamo, insomma, preventivato che, insomma, ci sarebbero stati dei problemi per i fallimenti, per insomma, eventuali ripescaggi, però insomma non è una bella situazione, perché insomma l'attesa dell'inizio del campionato prolunga ancora di più quelle settimane che non hanno in realtà un vero obiettivo se non quello di tenere lo stato di forma. Quindi sarebbe bello dover preparare una partita per il 24-25 agosto, ma non sappiamo se sarà così. Sarebbe auspicabile a questo punto andare a 20 squadre, che forse sarebbe cambierebbe anche il campionato, però, anche se è una opzione che pare poco percorribile. Sì, sarebbe innanzitutto meno lungo, ma penso che insomma a livelli federali non sia possibile in questo momento, anche perché le escluse poi avrebbero da ridire. Si aspetta così la diramazione dei calendari, contesto Salentino, aspetta di vedere quando sarà Lecce Padova e Padova Lecce. Sì, lo aspetto, sinceramente ancora non ci ho pensato, però sarà ancora più bello andare quest'anno lì. Flashback, Via del Mare, un paio di mesi fa? È stata una bella emozione. Alzare una coppa? La doppia, diciamo. Commenti da casa, dagli amici, visto che avevi detto che avevi tanti accrediti, tanti biglietti da preparare, da far trovare? Sì, in realtà non li ho potuti neanche fare, però va bene, queste sono cose appunto che decide la federazione, quindi non posso obiettare. Però sì, sono stati tutti contenti, perché insomma sono stato tra virgolette escluso per scelta tecnica, comunque è andata bene sia la mia partita personale che quella di squadra, quindi erano tutti contenti.